dovrebbe pensare di più. A Reggio Emilia sarebbe folli essersi dimenticato, come ricordavo prima, che Ciro Menotti veniva impiccato dandogli la colpa del terremoto. Quindi lo sappiamo che già dal 1831-32, nei modi insurrezionali e risorgimentali, il terremoto c'era e infatti l'arcivescovo Cattani dava la colpa del terremoto agli insorti, che non solo non erano né Dio né padre, ma provocavano pure l'evento naturale. Dunque, insomma, la catastrofe la creiamo noi, il rischio lo creiamo noi, però siamo anche quelli che ne possono uscire. Dunque, in un progetto di ristrutturazione e di costruzione dobbiamo usare i criteri giusti per vivere e convivere con i rischi naturali. Solitamente però in questo paese quando si parla di mantenere e riammodernare abbiamo delle carenze che ci arrivano dal passato e che sono ben presenti anche oggi enormi. A questo proposito, no, vorrei soffermarmi su una cosa, tu parlavi nell'intervento dei capannoni, no? Però prima del 2003 non c'era la legge che obbligava a edificare con sistemi antisismici. Proprio nelle province interessate sono state aperte delle inchieste, tra l'altro magistrati che noi conosciamo benissimo, tipo Vito Zincani. Cosa ne pensi dell'azione della magistratura? Ma, sai, allora, tutto quello che era costruito prima del lasso di tempo che va tra il 99 e il 2003, poi diciamo viene trasformato in legge quella nuova zonazione sismica nel 2003-2005, i suoi effetti, evidentemente non gli si può fare una colpa di essere stato costruito senza un criterio antisismico, che è la ragione per cui sono crollati. Veramente ci può essere anche un'altra ragione, ma questa casomai ne passiamo dopo, c'è cioè il fenomeno di liquefazione dei terreni che abbiamo visto più volte. Localmente dunque le onde sismiche possono essere state amplificate, dunque sotto qualche capannone l'effetto può essere stato piuttosto quello che non la scarsa perizia costruttiva. Ma siccome non veniva richiesto, non c'è poco da fare, non è che... non so come dire, è chiaro che se tu devi costruire una struttura e c'hai una certa zonazione sismica, se devi costruire per una zonazione superiore devi spendere più soldi. Ma normalmente non lo fai non perché vuoi mettere a rischio chi lavora lì, questo non voglio nemmeno pensarlo, lo fai perché rientra nei tuoi meccanismi produttivi, non c'è bisogno e basta. Quando si costruisce in un posto dove non c'è terremoto, la casa deve solo sostenere il suo peso, è la statica. Anzi, per qualche misura, quanto più pesa, tanto più sta ferma, in qualche modo. Ma dove c'è il terremoto non deve reggere più il peso, deve reggere quest'altro movimento. E lì basta poco per disassare le pareti rispetto ai solai e dunque avere quell'effetto catastrofico che chiamano effetto frittella nelle forme macabramente nei terremoti americani, ma comunque quell'effetto per cui si schiaccia la struttura. Io non credo che... Ecco, fai sempre bene a valutare se i materiali usati sono stati veramente buoni, se al posto del cemento armato per caso non ci hai messo altra roba. Questo sicuramente all'Aquila per esempio è successo, ma io qui, non per una questione di razzismo, credo che sia accaduto questo, penso che non ci siano stati problemi di questa natura qui quasi malavitosa, immagino che il problema sia stato questo meramente tecnico. Quella era la prescrizione costruttiva, così ci siamo regolati, purtroppo non andava bene. Anche perché noi che cosa intendiamo per pericolosità sismica? Non è solo che avvenga un terremoto, perché la pericolosità sismica di questa zona resterà a medio-bassa, non può essere elevata, perché siamo a Reggio Calabria Messina, non è quella. Però vuol dire che ci può essere una ricorrenza anche secolare, ma non che il terremoto non avvenga mai, magari una volta ogni 500 anni, ma è come l'alluvione, adesso è un po' cambiato il ritmo delle piogge, ma insomma se diciamo che la ricorrenza dell'alluvione è cinquantennale o centenale non significa che non arriva. Significa che arriva di media poi, non è che arriva ogni 50 anni, sarà una media su un tempo più lungo. E dunque di questo noi dobbiamo tenere, ma fa parte dello stesso discorso, è convivere con il rischio. Senti, il commento fatto invece dalla magistratura che ha definito politica industriale suicida in riferimento a quello che dicevi. Ecco, io questo saranno degli elementi, non sono in grado di entrare in questo aspetto qui perché non lo conosco. Da quello che ho visto io, perché il giro l'ho fatto per i capannoni, i materiali usati erano apparentemente di prima qualità, soprattutto a Sant'Agostino dove c'era la fabbrica di ceramiche, quello lì è proprio acciaio, è quello che si usa in Giappone per costruire gli edifici antisismici, è un elemento elastico, dunque mi sembra... No, io ho visto dei restauri suicidi, quelli li ho visti, nelle rocche Estensi, una delle rocche mi pare di Sant'Agostino proprio, c'aveva la torre con un cordolo in cemento armato in calcestruzzo, anzi che sostituiva il vecchio cordolo di legno. Ma non puoi sostituire il legno, trattare il legno flessibile col calcestruzzo rigido. Quello l'ha appesantito sopra, l'ha fatto muovere come un pendolo inverso e infatti è caduto giù. Questo è successo diverse volte nel terremoto umbro-marchigiano del 1997,
molte chiese e torri, quella di Nocera Umbra compresa, erano state restaurate non avendo più i massi intagliatori delle travi col calcestruzzo. Ma quello non va bene in questi casi qui. Lì è suicida perché, ma forse figlio di un tempo in cui queste cose si studiavano meno, non si sapevano. Hanno restaurato la basilica di Francesco ad Assisi con un metodo tutto elastico di tiranti e legno. Non c'è bisogno del calcestruzzo perché regge benissimo per conto suo. Adesso la chiesa è tenuta per i capelli quasi. Se da una parte però sul nuovo possiamo avere delle leggi che ci aiutano in futuro, per quanto riguarda il vecchio, il patrimonio artistico, come dicevi, lì mancanza di fondi da una parte, forse spenderli anche non troppo bene dall'altra, e non dimentichiamo il patrimonio artistico e storico della Chiesa, perché noi oggi sentiamo la Chiesa implicata in tante storie purtroppo non belle. Però mettere mano alle chiese periferiche è una cosa che non è mai stato fatto e sistematicamente accade che quando c'è un sisma le chiese provocano danni, in questo caso anche questo povero parroco che per salvare la Madonna è morto e non è il primo. No, purtroppo poi vengono veramente cose sgradevoli da dire, insomma. La testimonianza che non è che esiste poi tanto se va a salvarla e no. Ma comunque, no, è un problema, e noi l'abbiamo visto facendo questo giro di queste chiese isolate. Adesso potrei sbagliarmi con i nomi, ma insomma ne ho viste parecchie con i campanili lesionati o crollati e le tele salvate all'ultimo minuto dai vigili del fuoco. Ma quante saranno qui? Il tessuto italiano è fatto. Questo è un terremoto paradigmatico, perché l'Italia è fatta come questo pezzo d'Emilia, no? C'ha un patrimonio storico, artistico, monumentale di diverso pregio, no? Più alto, più basso, e poi le attività produttive. In genere siamo fatti così noi. Ci siamo costruiti accanto al centro storico la città nuova. Ci piaceva, ai nostri genitori ci sembrava meglio vivere fuori su una casa nuova che non in quelle vecchie. Poi risanate, oggi richiamano più gente, si ritorna forse a vivere al centro. Ma è proprio così che è fatta l'Italia. Quante città in Italia superano 1 milione di abitanti? 3. Il resto sono cittadine di questo tipo qua, o più piccole, anzi la maggior parte sono comuni sotto i 5.000. Quindi è proprio, ci dice proprio come dovremmo comportarci in futuro. Questo patrimonio è intessuto di chiese di vario valore, come l'abbiamo visto in Umbria Marche, il terremoto che più assomiglia a questo è quello del 1997, che vanno ricostruite e tutelate insieme all'attività produttiva e agli edifici. Questa roba deve venire su alla stessa maniera, secondo me, perché si tengono troppo le uni con le altre, sia per il simbolo identitario, che abbiamo parlato più volte, sia anche per il tipo di attività. Per chiudere su questo, soltanto per dire che per riuscire fuori da questa situazione, io lo voglio dire chiaramente perché non l'abbiamo forse detto ancora, perché sai, il terremoto è ancora in atto e comunque questo comporta un certo problema, però ci vorrà del tempo. Le attività produttive possono riprendere in capannoni che possono essere anche costruiti in poco tempo, questo va bene, purché non si accetti il compromesso di costruire troppo del nuovo subito. Se c'è un esempio di ricostruzione che non bisogna seguire è quello dell'Aquila. Quello lo dobbiamo scampare, proprio tenere lontano come il fumo agli occhi. Primo perché è stato centralizzato in maniera eccessiva. Secondo perché ha comportato la costruzione di 19 piccole new town che consumano territorio, non hanno infrastrutture e saranno abbandonate inevitabilmente perché la gente vuole tornare a vivere dove stava prima. Una distrazione di fondi, perché quei fondi andavano usati in un'altra maniera. Però voglio dire molto chiaro in questa occasione pubblica che non si passa dalla tenda alla casa nuova, definitiva. Non è successo in nessun terremoto al mondo. C'è una fase intermedia che è quella del modulo abitativo temporaneo, non ci sa niente da fare. Se c'hai dei parenti, vai dai parenti, vai negli alberghi della riviera, fai tutto quello che puoi. Ma non passi dalla tenda alla casa nuova, perché ci sono tempi troppo lunghi. Una volta si chiamava container ed era brutto da dire. Oggi è un prefabbricato, non deve essere lo spazio inutile dell'Aquila, può essere una soluzione molto dignitosa e confortevole, ma è quasi inevitabile. Quanto puoi stare in una tenda? Un anno? È molto difficile. 3 anni? Siccome per ricostruire una casa, tecnicamente una sola singola casa ci vuole un po' di tempo, diciamo che una ricostruzione completa ha bisogno almeno di 10 anni. Per forza. L'Umbria Marche è stata ricostruita con 400 chiese, 11 vittime soltanto per fortuna, province di questo tipo colpite in una realtà però più collinare che non di pianura, anche lì abbiamo visto l'effetto sito, Foligno più colpita di Trevi, una sulla roccia, un'altra sulle rocce morbide, e ci hanno messo 15 anni per finirla, eppure sono regioni attive come questa, forse meno di questa, ma comunque, ritenute esempi, insomma. Quindi qui ci vorrà del tempo, io vedo tanta fretta e la capisco, ma purtroppo non si può.